Nel video di oggi voglio sbilanciarmi e dire la mia su Mercedes e cosa riuscirà a fare entro la fine della stagione. Ma c'è molto da analizzare in questa Mercedes che potrebbe rubare tanti punti anche o a Leclerc o a Verstappen nel corso della stagione nella lotta per il mondiale. Soprattutto nella parte finale di stagione potrà essere l'ago della bilancia che va a influire sulle prestazioni o di Ferrari o di Red Bull per decidere le sorti del mondiale. Una cosa è certa, Mercedes in questo momento sa qual è la direzione giusta per gli sviluppi. Dopo gli aggiornamenti di Silverstone è un'altra Mercedes. Ma non solo, anche Lewis Hamilton si è mostrato molto competitivo anche al di sopra di Russell in queste ultime gare. Fatemi sapere nei commenti secondo voi se Mercedes riuscirà a vincere una gara entro la fine della stagione e se riuscirà a migliorare durante il corso di questa stagione, quindi essere più vicina a Ferrari e Red Bull e magari l'anno prossimo lottare per il mondiale. Sono curioso di leggere i vostri commenti perché è un tema molto dibattuto con opinioni molto contrastanti. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie alla Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni due giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Ringrazio davvero tanto di cuore tutti quelli che sono iscritti e supportano questo progetto attivamente. A voi non costa nulla, ma per me fa davvero una gran differenza. Ma ora iniziamo subito con questo video, andiamo a analizzare Mercedes e vedere se riuscirà a influenzare il mondiale di Ferrari Red Bull nel corso della stagione. Echoed through the ages, Formula One's past shapes its future. Forged in a fight for superiority and supremacy. Toto Wolff ha confermato dopo il GP d'Austria che Mercedes si trova a 2-3 decimi dai top team, quindi da Ferrari e Red Bull. Questa dichiarazione però va presa con le pinze, vedendo anche il risultato finale, il distacco tra Leclerc e Hamilton, che era di 41 secondi in Austria, con il monegasco che ha avuto anche problemi all'acceleratore nella parte finale di gara. Quindi il distacco tra Ferrari e Red Bull e Mercedes dall'altra parte rimane ampio in certi circuiti, come appunto Austria, che è un circuito poco favorevole alla V13, anche storicamente lo è stato per Mercedes, e quest'anno si vede ancora di più. Una pista più stop and go, con tante ripartenze, tante frenate aggressive, insomma, che non va a caratterizzare i punti di forza della Mercedes. Ma come mai quindi Toto Wolff ha fatto una dichiarazione così ottimista dopo il GP d'Austria? Questo perché la Mercedes è migliorata moltissimo a Silverstone dopo le modifiche al fondo che hanno reso anche la macchina più guidabile senza pole position praticamente, e a Silverstone, che è un tracciato completo, abbiamo visto lo stesso Lewis Hamilton avere il passo delle Ferrari. Sicuramente in Austria Mercedes non è riuscita a tirar fuori il potenziale dimostrato a Silverstone, ma comunque ha portato a casa un terzo e quarto posto, ok con il ritiro di Sainz e il ritiro anche di Perez, ma soprattutto ciò che ha fatto sbilanciare così tanto Toto Wolff dopo il GP d'Austria è il fatto che Mercedes dopo le qualifiche aveva due macchine da ricostruire. Entrambe le vetture avevano rotto il fondo, l'ala posteriore, danneggiato sospensioni, telaio e addirittura nel caso di Hamilton anche l'ala anteriore, e c'erano solamente i ricambi completi per una macchina. Qual è la scelta che ha fatto in quel momento? Ha deciso di dare i componenti nuovi a Hamilton, che partiva più indietro, era decimo dopo le qualifiche, per cercare di rimontare nella sprint race, ma come ha confermato lo stesso Mike Elliott, a Russell hanno cercato di ricostruire il fondo e gli ha dato un'ala posteriore anche quella ricostruita. Qui hanno dovuto per forza fare dei compromessi sull'auto di Russell, soprattutto sul fondo e l'ala posteriore. A causa dell'ala posteriore non aveva il downforce necessario per andare forte Russell, e questo lo si è visto anche dalla telemetria domenica in gara. E se avessero fatto dei danni anche nella sprint race, non avrebbero corso poi domenica in gara. Questo sarebbe stato davvero uno scenario disastroso per Mercedes. Quindi Toto Wolff ha fatto quelle dichiarazioni così ottimiste perché abbiamo visto una Mercedes molto competitiva nelle prove libere, ma poi a causa delle qualifiche ha compromesso tutto il weekend, correndo con due vetture ricostruite in un tracciato non a loro favorevole. Poi soprattutto nel passo gara abbiamo visto Hamilton andare molto forte con la gomma più dura, quindi con la hard, andando 2-3 decimi sui tempi di Leclerc, mentre per quanto riguarda la prima parte di gara e l'ultima parte di gara, quindi quando si è girata con la media, Hamilton era molto più lento di Leclerc. E lì è dove Ferrari e Red Bull riescono a fare la differenza su Mercedes. Una cosa è certa, Mercedes è migliorata tantissimo da inizio stagione e nessuno si sarebbe mai aspettato questo salto di qualità a Silverstone. Francia è un circuito molto più simile a Silverstone rispetto invece a Austria, quindi la V13 potrà andare molto forte nel circuito francese. Al Paul Ricard il degrado gomme è elevato e sarà un punto cardine poi della gara, ma Mercedes ha dimostrato in queste gare di riuscire a gestire bene le gomme. Quindi il prossimo Gran Premio sarà determinante per Mercedes per vedere se si trova effettivamente a 2-3 decimi da Ferrari Red Bull, soprattutto sul passo gara. Ovviamente non vuol dire che Mercedes può lottare per la vittoria ora come ora, ma sono sulla strada giusta per cercare di vincere un Gran Premio quest'anno, ma soprattutto questo è un segno incoraggiante per il progetto 2023. Mercedes sta lavorando tanto per la macchina l'anno prossimo, vedendo anche il CFD e le prove in galleria del vento, il progetto sarà simile a quello di quest'anno. Avranno anche un 5% in più di ore in galleria del vento rispetto a Ferrari e Red Bull. E un altro fattore a considerare è che Mercedes ha eliminato in maniera considerevole il porpoising e il bouncing solamente a Silverstone. Quindi una macchina tutta nuova da scoprire, ci vorrà un po' di gare per cercare di arrivare al limite di questa V13 senza porpoising. In più ci sono dei rumors che dicono che già in Francia arriveranno dei nuovi interventi sulle sospensioni per migliorare sia il porpoising ulteriormente e in più cercare di trovare le performance.
performance. Sicuramente Mercedes in questo momento è la macchina più affidabile, e anche questo è un fattore da tenere in considerazione. In più arriverà l'aggiornamento all'ERS per Spa-Francorchamps, l'ultimo aggiornamento prima del congelamento dal 1 settembre. Come faranno anche gli altri competitor, arriveranno gli aggiornamenti per la parte ibrida, quindi la parte dell'ERS, per il circuito belga. In più vedo un Lewis Hamilton molto motivato, che vuole dare il massimo, lo vedo così da inizio stagione. Infatti avevo detto subito: calma ragazzi, Hamilton arriverà. Non era abituato a guidare una macchina con problemi, ora hanno cercato di risolverli, proprio perché si trova molto a suo agio, una macchina ben bilanciata, e riesce a esprimere al massimo le sue prestazioni in pista. Poi certo, Russell ha avuto problemi anche in Austria, come ho detto anche prima, e sicuramente Hamilton e Russell questa stagione saranno più o meno sullo stesso livello. Ma secondo me nelle prossime gare non vedremo il gap che c'era tra Russell e Hamilton di inizio stagione, proprio perché questa Mercedes è diventata come la Mercedes che ha guidato Hamilton negli scorsi anni, quindi molto più bilanciata, molto più forte. Ovviamente non è a livello di Ferrari e Red Bull, ma non ha i problemi di inizio stagione che la rendeva una macchina davvero poco guidabile, che Russell sapeva sfruttare al massimo proprio perché veniva dalla Williams, che è una macchina con tanti problemi. Fatemi sapere nei commenti secondo voi se Mercedes riuscirà a vincere una gara quest'anno, e se secondo voi Mercedes si riavvicinerà a Ferrari e Red Bull nel corso della stagione, ma soprattutto quale risultato riuscirà a fare Mercedes in Francia. Vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie Formula 1 che nessuno vi racconta. Esce un video ogni 2 giorni dove parliamo di un argomento di Formula 1. Vi ricordo anche di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video. Qui da Russell è tutto, ci vediamo al prossimo video.